figura più importante, cioè la carica politica principale all'interno del sistema repubblicano, era quella dei consoli, che erano due. Il consolato è la magistratura più antica, essa è di fatto la prima soluzione adottata dagli antichi romani per evitare lo strapotere del re. Infatti, all'indomani della cacciata di Tarquinio il Superbo, si decise, per impedire l'insorgere di una tirannide, che il potere fosse di tipo collegiale, esercitato cioè da due persone, non da un solo individuo. I consoli ereditavano dal re l'imperium, per cui in un primo tempo le loro prerogative e i loro poteri erano molto ampi. Essi detenevano il comando militare supremo, convocavano il senato e le assemblee popolari, potevano stipulare trattati con gli stati stranieri. Erano eponimi, cioè davano il nome all'anno in cui erano in carica. Fino al 367 a.C. al consolato potevano accedere solo i patrizi. Con le leggi Licinie e Sextie, dal nome dei due tribuni che le proposero, fu riconosciuto il diritto alla plebe di accedere al consolato.